Tutta tua, capitano. Grazie, Billy. Darry è diversa dalle altre città in cui sono stato prima d'ora. La gente muore e parlo degli adulti. Per i bambini è peggio. Molto, molto, molto. Bestemmia. Siamo tutti qua giù. Ho visto qualcosa. C'era un divano. Sei drogato? Allora. Che succede? Che cos'è? Che cos'è? Bill, se verrai con me, bestemmi. Verrai anche tu? Giorgi. Anche tu? Anche tu? Anche tu? Anche tu! Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e purtroppo oggi Ivan non c'è, però avete potuto apprezzare le sue ben note capacità attoriali nell'introduzione del video. Questo video sarà il primo di una nuova rubrica che ho intitolato C'era una volta in Italia, in cui vi parlerò delle specie italiane di artropodi che si sono purtroppo estinte. La prima specie di cui vi parlo è il Carabus clatratus antonelli. Ovviamente non potevo non iniziare da un carabide. Per cui non perdiamo altro tempo e iniziamo. Il Carabus clatratus antonelli era una sottospecie endemica italiana, appartenente al sottogenere Limnocarabus, che si poteva rinvenire nelle regioni del centro-nord in ambienti umidi. Le dimensioni di questa specie sono medio-grandi, infatti può raggiungere i 3,5 cm di lunghezza. Il colore è prevalentemente scuro, ma presenta delle fossette molto marcate sulle elitre, che sono di colore verde-dorato o rameico. Le zampe e le antenne invece sono nere. Questa sottospecie era legata ad ambienti umidi, come laghi, paludi, torbiere, lanche o risaie, soprattutto in pianura, ed era fortemente igrofila, tanto che è una delle poche specie di carabus a poter cacciare sott'acqua, dove preda larve di anfibi, piccoli crostacei o gasteropodi e anche larve o adulti di insetti. Pensate che poteva restare sott'acqua per circa un'ora, rinnovando la sua scorta d'aria per ogni 15-20 minuti. Anche la larva di questa specie era fortemente legata all'ambiente acquatico e anche essa poteva predare sott'acqua. La riproduzione avveniva tra aprile e maggio, mentre gli esemplari adulti della nuova generazione potevano essere rinvenuti a partire dai mesi estivi. Durante un periodo che andava da ottobre a marzo, gli esemplari adulti svernavano al di sotto delle cortezze, dove potevano essere rinvenuti a decine, assieme alla più comune e ancora presente specie Carabus granulatus, sulla quale ho anche fatto un video che trovate in descrizione. È questo. A causa delle sue particolari esigenze ambientali, questa specie era già fortemente localizzata. Nel secolo scorso però, a causa delle vaste opere di bonifica e dello sviluppo di terreni agricoli che hanno ridotto e frammentato ancora di più il suo areale, il Carabus clatratus antonelli era già fortemente in declino. Negli anni 90, a questa specie che sembrava essere già sull'orlo dell'estinzione, l'uomo diede il definitivo colpo di grazia con l'introduzione del Procambarus clarki, meglio conosciuto come gambero killer della Louisiana. E se si chiama così, ci sarà un motivo. Questa vorace specie infatti invase e invade tuttora gli ambienti in cui era ancora presente il Carabus clatratus antonelli, portandolo così alla sua irrimediabile estinzione. Infatti l'ultimo esemplare catturato in natura di questa sottospecie risale al 2007, cioè 10 anni fa. Con questo però non è del tutto detto che questa sottospecie di Carabus si sia estinta del tutto, infatti è possibile che sopravvivano delle popolazioni relitte in piccoli stagni in cui il Procambarus non è ancora arrivato. In ogni caso però il declino di questa sottospecie sembra ormai inevitabile. La specie Carabus clatratus però sopravvive ancora grazie ad altre sottospecie presenti in Europa centrale. Però a questo punto il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto, anzi che vi sia dispiaciuto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!